vi voglio presentare la mia filosofia che si fonda sulla dialettica, un processo dinamico di tesi, antitesi e sintesi che guida il progresso della realtà e della conoscenza. Attraverso questo metodo esploreremo come la storia sia un'evoluzione razionale dello spirito assoluto, culminante nella libertà e nell'autocoscienza universale. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831. Georg Wilhelm Friedrich Hegel è uno dei filosofi più influenti dell'idealismo tedesco e della filosofia occidentale in generale. Le sue opere principali, tra cui la Fenomenologia dello spirito, la Scienza della logica e i Lineamenti di filosofia del diritto, hanno avuto un impatto duraturo su molte aree del pensiero filosofico, politico e sociale. Hegel sviluppa un sistema filosofico complesso e articolato, basato sulla dialettica e sulla nozione di sviluppo storico e logico dello spirito. Fenomenologia dello spirito. La Fenomenologia dello spirito, pubblicata nel 1807, è una delle opere più importanti e ambiziose di Hegel. In questa opera, Hegel traccia lo sviluppo della coscienza umana attraverso diverse fasi, dalla percezione immediata alla consapevolezza assoluta. La fenomenologia è spesso vista come un'introduzione al sistema filosofico di Hegel, poiché mostra come lo spirito si sviluppi attraverso l'esperienza e l'autocoscienza. La prima parte dell'opera esplora le fasi iniziali della coscienza. Inizia con la percezione sensibile, in cui la coscienza percepisce oggetti esterni come dati immediati. La percezione evolve nella fase della percezione propriamente detta, in cui la coscienza inizia a distinguere tra sé e gli oggetti. La coscienza poi passa alla fase dell'intelletto, dove cerca di comprendere le leggi universali che governano gli oggetti. Autocoscienza. La seconda parte si concentra sull'autocoscienza, il momento in cui la coscienza diventa consapevole di sé come soggetto distinto. Questo sviluppo porta alla dialettica servo-padrone, un passaggio cruciale in cui la lotta per il riconoscimento reciproco tra due autocoscienze conduce alla costituzione della libertà e della dipendenza. Ragione. Nella terza parte, Hegel esplora la fase della ragione, dove l'autocoscienza cerca di comprendere il mondo come un'espressione della propria razionalità. La ragione si manifesta nella scienza, nella moralità e nella cultura, cercando di riconciliare il soggetto con l'oggetto. Spirito. La quarta parte tratta dello spirito, che Hegel vede come l'unità collettiva e culturale dell'autocoscienza. Qui la coscienza individuale si riconosce come parte di una comunità più grande. Questa sezione include l'analisi della vita etica, della religione e della filosofia. Religione. La quinta parte si occupa della religione, vista come una forma di autocoscienza dello spirito assoluto. Hegel esplora diverse forme di religione, culminando nel cristianesimo, che egli vede come la rivelazione suprema dello spirito assoluto. Sapere assoluto. L'ultima parte tratta del sapere assoluto, in cui lo spirito raggiunge la piena consapevolezza di sé come unità di soggetto e oggetto. Questo è il punto culminante del processo dialettico, dove tutte le opposizioni e le contraddizioni sono superate in una sintesi definitiva. La Scienza della logica, pubblicata in tre volumi tra il 1812 e il 1816, è l'opera in cui Hegel sviluppa il suo sistema logico e metafisico. La logica hegeliana non è una semplice analisi formale dei concetti, ma una dialettica che mostra come le categorie del pensiero si sviluppino e si trasformino l'una nell'altra. Struttura della logica. Logica dell'essere. La prima parte, la logica dell'essere, esplora le categorie più immediate del pensiero, come l'essere, il nulla e il divenire. Hegel mostra come queste categorie si trasformino dialetticamente. L'essere puro si risolve nel nulla e il nulla si risolve nel divenire. Logica dell'essenza. La seconda parte, la logica dell'essenza,
tratta delle categorie più complesse e mediate, come la causa, l'effetto, la realtà e la possibilità. Qui Hegel analizza le relazioni reciproche e le contraddizioni interne che emergono quando si cerca di comprendere l'essenza delle cose. Logica del concetto. La terza parte, la logica del concetto, si concentra sulle categorie più avanzate del pensiero, come il concetto, il giudizio e il sillogismo. Hegel esplora come i concetti si sviluppino attraverso la dialettica del giudizio e del sillogismo, culminando nell'idea assoluta, che è la sintesi di tutte le categorie precedenti. Principi fondamentali. Dialettica. La dialettica è il metodo centrale della logica hegeliana. Essa consiste nel mostrare come ogni concetto contenga in sé la sua negazione e come questa contraddizione conduca a una sintesi superiore. Questo processo di tesi, antitesi e sintesi è il motore dello sviluppo logico. Sviluppo logico. Per Hegel, lo sviluppo logico non è solo un processo del pensiero, ma riflette la struttura della realtà stessa. Le categorie logiche sono le forme fondamentali del reale e il loro sviluppo dialettico rappresenta il movimento interno della realtà. Idea assoluta. L'idea assoluta è il culmine della logica hegeliana, dove tutte le opposizioni sono superate e tutte le categorie sono unificate. L'idea assoluta è la piena realizzazione del pensiero e della realtà come unità. Lineamenti di filosofia del diritto, pubblicati nel 1820, rappresentano l'applicazione del metodo dialettico di Hegel alla sfera della società e dello Stato. In questa opera, Hegel sviluppa una teoria complessa e articolata del diritto, della moralità e della vita etica, basata sulla nozione di libertà. Diritto astratto. La prima parte dell'opera tratta del diritto astratto, che corrisponde al livello più elementare della vita giuridica. Qui Hegel analizza i concetti di proprietà, contratto e torto, mostrando come il diritto si manifesti come una relazione formale tra individui liberi e uguali. Moralità. La seconda parte tratta della moralità, che rappresenta un livello più alto di riflessione etica. Hegel esplora i concetti di intenzione, responsabilità e bene, evidenziando le tensioni tra la volontà soggettiva e le norme etiche universali. Vita etica. La terza parte tratta della vita etica, che rappresenta la sintesi dialettica di diritto e moralità. Hegel analizza la famiglia, la società civile e lo Stato come le tre sfere della vita etica, in cui la libertà individuale si realizza pienamente. Principi fondamentali. Libertà. La libertà è il concetto centrale della filosofia del diritto di Hegel. Egli vede la libertà non solo come assenza di costrizioni, ma come autorealizzazione attraverso la partecipazione alle istituzioni etiche. La libertà si realizza pienamente solo nella vita etica, dove l'individuo trova la propria identità nella comunità. Stato etico. Per Hegel, lo Stato è l'incarnazione della libertà etica. Lo Stato non è un semplice contratto tra individui, ma l'espressione dell'unità razionale e morale della società. Il diritto pubblico, le istituzioni politiche e le leggi sono le manifestazioni della razionalità etica dello Stato. Dialettica della società civile. La società civile rappresenta un livello intermedio tra la famiglia e lo Stato, in cui gli individui perseguono i propri interessi particolari. Hegel analizza le dinamiche economiche, sociali e politiche della società civile, mostrando come queste tensioni trovino la loro risoluzione nello Stato etico. Conclusione. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, attraverso le sue opere principali come La fenomenologia dello spirito, La scienza della logica e I lineamenti di filosofia del diritto, ha sviluppato un sistema filosofico che abbraccia tutte le dimensioni della realtà. La sua filosofia dialettica mostra come lo spirito si sviluppi attraverso la coscienza, la logica e la vita etica, realizzando la propria libertà e razionalità.
Hegel ha lasciato un'impronta duratura sulla filosofia, influenzando profondamente la metafisica, l'etica, la politica e molte altre aree del pensiero umano.